Okay, so we are going now to display some selected chapters from the interview made by Michele Emmer to Ennio De Giorgi just a few months before his death. And Michele is here, and I think he will add a few words about how this interview was born. Thank you very much. I'm glad to be here again. I was here yesterday. Unfortunately, a very complicated period for my family. So I just arrived 5 minutes ago, and in 15 minutes I have to leave. But I want to be here. I would like to explain to you in a few moments why this interview was made. The idea was this. In 1996, I was asked from the Science Museum of Naples to make a project for the math part of the museum. The museum was destroyed by a fire 5 years ago. I had also the idea to add a video, a film, including short interview with Italian mathematician, famous one, emergent and young mathematician and student. There were more or less 20 people. I made the same question to all of them. And then at the end was a film of 1 hour. So I asked Ennio De Giorgi to be one of them. I first met Ennio in 1970 when I was a young assistant in Ferrara of Mario Miranda, because I was very lucky to make my degree on work of Donato Cacioppoli. So they offered me a position as an assistant in Ferrara with Mario Miranda. And then I work also with Enrico Giusti. And I have the occasion to talk and to see Ennio De Giorgi many, many, many times. So I asked him to make this, to answer to this few questions. The idea was to make 5 minutes. Not more. I arrived in Pisa with the cameraman, and we went in the studio of De Giorgi. And when I was there, Ennio asked me, I would like to talk. We were both aware of the fact that he was ill, and he asked me, I would like to talk, with no limits. And I said, okay, I have no problem, because, you know, my father was an Italian filmmaker, and use the pellicle to make a film. Now it's digital. The great difference is pellicle is very, very expensive. You cannot film 5 minutes or 1 hour because it's 100 times more expensive. But with a video, you can do 3 hours, 4 hours, no problem. And so I said, okay. And so we agreed to do it like this. I make some questions to start, and you answer, as long as you want. And so we made about 1 hour and 20 minutes of answer and question and answer. And then a few weeks later, Ennio De Giorgi died. I have no idea what to do with all these materials that nobody has asked me. So I had the idea to make the editing of the video. I cut all my questions. I cut, I think, 2 or 3 minutes of the video, a little of music in the chapters, and then a phrase of Shakespeare at the end, the one that Ennio used very, very much. And then I said to the Italian Mathematical Union, I will give you free, no charge at all, also for all the work that has been done, and you can give this video cassette at the time to everybody. I will not comment on what happens later on, but if anybody wants to have a copy of this video now, I have made it from my original digital video DVD. You can just send me an email and I will send you the video. So this is the story. And there is also a very
short movement of the camera. I asked the cameraman not to move around, to stay on the Georgie and make some little, very softly zoom, because he wants to be comfortable. And I'm very proud of the fact there was a sort of a private discussion made with the camera, but it was not at all disturbed by this fact. And so this is the story. And I'm very glad that I had this opportunity. I have not in mind something like that, that is sort of became a sort of testament of Ennio de Giorgi, but it was not my idea. It just happened. And so I'm very glad, and when I saw and I see again the video, I have shown to the many of my students in like 20 years, part of it, to explain how passion is one of the most motivation for mathematics. And in the video, I always have this feeling and this emotion to see Ennio de Giorgi talking about all these facts. There is also a part dedicated of the George Nash, and the fact that two mathematicians can make the same theorem in different places, in different countries, using different methods without any being aware that in another part of the world there is another person who's thinking exactly the same problem. It was not really exact, but in any case. So that's the story. And of course, Ennio was talking in Italian, so the film is in Italian. The text of the film is also in English, was published by the American Mathematical Society, but as printed text, not as a subtitle for the film. So if you go look in the web, AMN, the notices of American Mathematical Society, you will find the text and everything. So this is the story. I'm sorry I cannot see again the video. I must take a train in 15 minutes. So I just came to be here, and I'm sorry that I have to leave. Thank you very much. So, thank you very much, and so we can start, I think, with the video. Credo che ogni matematico abbia una storia veramente diversa da quella degli altri matematici. Per quanto mi riguarda, direi che da bambino avevo un certo gusto, ecco, a risolvere piccoli problemi, ma avevo anche, diciamo, una certa passione nel fabbricare dei piccoli congegni, nel fare dei piccoli esperimenti si potevano dire, se non di fisica, di prefisica, ecco. E io di fatto poi mi sono iscritto al primo anno a ingegneria, all'epoca in cui ancora c'erano i corsi comuni di matematici, ingegneri, fisici. E nel corso del primo anno mi sono accorto, diciamo, che la mia vocazione naturale era soprattutto verso la matematica. Ecco, io penso che sia stato un grande peccato la separazione fin dal primo anno di matematici, fisici, ingegneri. Questo, da un lato, penso che fa perdere un certo numero di persone che potenzialmente potrebbero essere buoni matematici, ma che inizialmente hanno ancora, diciamo, una vocazione non differenziata fra matematica, ingegneria e fisica. E in secondo luogo anche a chi ha una netta predisposizione per la matematica, lo portano, diciamo, a perdere il contatto vivo con le scienze, insomma, che hanno maggiori collegamenti con la matematica. Quindi portano alla fine a un isolamento come mentalità del matematico
rispetto a tutte le altre discipline con cui pure invece la matematica deve mantenere un costante dialogo. Credo che sia un mistero il motivo della utilità della matematica nel comprendere la realtà non solo fisica, ma anche biologica, economica, eccetera. Io penso che la indicazione, diciamo, per me più suggestiva viene dal libro dei Proverbi, che è uno dei più antichi libri della Bibbia, che a un certo punto dice che la matematica, cioè che la sapienza, che è più grande della matematica, era con Dio quando Dio creava il mondo, e la sapienza ama farsi trovare dagli uomini che la cercano e la amano. Ecco, io penso che la matematica sia una delle manifestazioni più significative dell'amore della sapienza. E come tale, ecco, la matematica è caratterizzata da un lato da una grande libertà, dall'altro da una intuizione che il mondo, diciamo, è grandissimo, è fatto di cose visibili e invisibili, e la matematica ha forse una capacità unica fra tutte le scienze di passare dalla osservazione delle cose visibili all'immaginazione delle cose invisibili. Questo forse è il segreto della forza della matematica. Un altro aspetto, che forse è un altro dei segreti della forza matematica, è la libertà e la convivialità. Dall'altro, il matematico ha una libertà che forse altri scienziati hanno meno, non hanno, di pensare, diciamo, alle cose che lo interessano di più, scegliere, diciamo, gli argomenti che ritiene più belli e il modo che ritiene più belli di affrontarlo, perfino fissare gli assiomi da cui vuole partire nelle sue successive elaborazioni. Dall'altro, la matematico ama, diciamo, il dialogo con gli altri. Ecco, risolvere un problema matematico senza avere un amico a cui esporre la soluzione, con cui discutere anche la natura del problema e la sua importanza, significa di fatto perdere buona parte, ecco, del gusto della matematica. Quindi credo che una delle caratteristiche della forza della matematica sia proprio questo: saper unire libertà di iniziativa del singolo, capacità del singolo di lavorare da solo. Io mi ricordo già al liceo, per esempio, mi piaceva quando c'era un teorema di costruire da me una dimostrazione diversa da quella del libro, nello stesso tempo disponibilità, ecco, anzi necessità del dialogo con colleghi più informati o comunque disposti, anche meno informati, ma disposti ad ascoltare e a commentare i nostri discorsi, disponibilità al dialogo con studiosi di altre discipline, disponibilità al dialogo anche con la filosofia, con studiosi, con l'arte, con studiosi di materie letterarie o umanistiche. Ecco, credo che la forza della matematica sia nella capacità di unire, ecco, questi due aspetti, la convivialità e la condivisione del sapere. Il desiderio di dialogo e di amicizia con la libertà di immaginare, di lavorare autonomamente sulle idee che ciascuno trova più belle e più interessanti. Ecco, questo doppio aspetto della matematica, secondo me, è il motivo del suo fascino e forse anche il segreto della sua stessa forza. Il segreto è qui in fondo. È una manifestazione più forte, ecco, di quell'amore della sapienza da cui nasce poi
tutta, diciamo, la scienza e tutta la capacità umana di capire parzialmente il mondo senza dimenticare le famose parole di Shakespeare: vi sono più cose in cielo e in terra di quante ne sogni la tua filosofia. Ecco. E anche questo spiega perché in matematica non c'è in fondo un conflitto fra innovazione e amore della tradizione di ciò che di grande e di bello hanno fatto i matematici che ci hanno preceduto. Ecco, le due cose che anzi si completano e si armonizzano. Uno capisce, ecco, la forza del teorema di Pitagora quando pensa agli spazi a infinite dimensioni di Hilbert e al fatto che anche là c'è l'equivalente, ecco, del teorema di Pitagora come la norma della somma di due vettori ortogonali. Ecco, e poi questo, appunto, per me fa parte anche, sì, di una visione umanistica più ampia, insomma, l'idea che la scienza sia parte della sapienza, che ci sia uno stretto legame fra scienza e diritti umani. Per esempio, è molto bello l'articolo sulla scuola che raccomanda non solo la tolleranza, ma anche la comprensione e l'amicizia fra le varie nazioni e i vari gruppi religiosi. Ecco, questo della comprensione e dell'amicizia sono due nozioni che spesso vengono dimenticate quando si parla di tolleranza. Ecco, la tolleranza pura, in fondo, è un sentimento molto povero. Unito alla comprensione e all'amicizia, veramente fa progredire in tutta la personalità umana e quindi anche fa progredire le scienze, che non possono, ecco, andare avanti senza comprensione e amicizia tra gli scienziati. Ecco, e questa stessa comprensione ci dice che la comprensione fra i gruppi religiosi suppone anche che ciascuno confessi con molta semplicità e con molta naturalezza quelle idee, insomma, quei principi religiosi in cui veramente crede. Ecco. Insomma, per me, per esempio, ecco, posso dire che accetto tutte le proposizioni del credo e fra queste proposizioni ha un particolare interesse la proposizione expecto resurrectionem mortuorum. Ecco, per me l'idea della risurrezione, l'idea che la vita non finisce nel breve arco degli anni che abbiamo, l'idea che anche le persone carissime che sono morte vivono in qualche modo, diciamo, ancora. Ecco, questo per me, diciamo, è uno degli elementi fondamentali della mia vita e anche della mia attività di ricerca. Ecco, uno dei motivi per cui io in fondo posso continuare a studiare, a immaginare cose nuove anche a un'età in cui uno potrebbe dire siamo verso la fine della carriera accademica, ma uno pensa, insomma, che questo è un tragitto in cui fino all'ultimo uno deve amare la sapienza in modo completo, sperando, diciamo, che poi questo amore in altre forme continuerà anche dopo la morte. Ma io penso che all'origine, diciamo, della creatività in tutti i campi ci sia quella che io chiamo la capacità o la disponibilità a sognare, ecco, a immaginare mondi diversi, cose diverse e a cercare di combinarle nella propria immaginazione in vario modo. Ecco, a questa capacità forse alla fine molto simile in tutte le discipline, in matematica, in filosofia, in teologia, in arte, in pittura, in scultura, in fisica, in biologia, eccetera, si unisce poi la capacità di comunicare i propri sogni. E una comunicazione non ambigua richiede anche la conoscenza del linguaggio, delle regole interne proprie di diverse discipline. Quindi credo che ci sia una
capacità di sognare generalmente indistinte, come generalmente indistinte era il sentimento che gli antichi chiamarono filosofia o amore della sapienza, e poi vari modi di comunicare in modo non ambiguo questi sogni, questo amore della sapienza al prossimo, in cui si debbono seguire linguaggi diversi, schemi diversi che sono propri delle diverse discipline e anche delle diverse arti, delle diverse forme del sapere umano. Quindi io vedo, ecco, questa iniziale capacità comune e poi diversi modi di rendere comunicabili agli altri e in ultima analisi anche di chiarire a se stessi che quando si comunica qualcosa in realtà la si chiarisce anche a se stessi. Qualunque persona che abbia esperienza di insegnamento sa che insegnare una materia significa capirla meglio, diciamo, di quanto non la si capisse prima di averla insegnata. Quindi c'è questa poi capacità che si articola in molte forme, da un lato di comunicare agli altri, dall'altro attraverso la comunicazione di approfondire i nostri stessi pensieri e attraverso anche l'ascolto della reazione dell'interlocutore alla nostra comunicazione. No, quello che mi vorrei, insomma, di questa intervista, insomma, ecco, apparisse chiaro è l'idea che mi hanno, cioè, sì, ho maturato col passare degli anni del fondo, diciamo, comune di tutte le scienze, le arti, che è l'amore della sapienza, il senso, ecco, della sapienza come base comune di cui poi tutte le varie discipline sono tante facce, che dobbiamo distinguere perché la natura umana, diciamo, il linguaggio umano ha bisogno, per essere, diciamo, chiaro e non ambiguo, di fissare di volta in volta certi riferimenti locali e specialistici. Nello stesso tempo non dobbiamo, ecco, chiudersi nella specializzazione, ecco, chiudersi nella matematica, chiuderci addirittura in un ramo della matematica, se non vogliamo isterilire anche la nostra creatività in questo ramo speciale. Ecco, quindi sapere nello stesso tempo rispettare i linguaggi propri, i metodi, i criteri propri di ogni disciplina, ma nello stesso tempo evitare sia il riduzionismo che vuole ridurre i metodi e i linguaggi di tutte le discipline ai metodi e ai linguaggi di una sola disciplina o addirittura di un ramo di una disciplina, sia la rinuncia, diciamo, al rispetto di alcune regole minime, ecco, di coerenza e di precisione, senza le quali si fanno dei discorsi a ruota libera, ecco, di cui nessuno poi riesce a capire esattamente il senso. Ecco. Quindi il consiglio che dico a tutti: pensate con grande libertà, però poi sforzatevi di tradurre i vostri pensieri in una forma realmente comprensibile, realmente chiara e non ambigua, e provate a comunicarli ad altri amici, ad altre persone, per vedere se effettivamente avete trovato la forma giusta. Io credo che culturalmente la riflessione su quelli che sono i concetti fondamentali della matematica, di cui in fondo gli assiomi rappresentano il tentativo di esporli nel modo più chiaro e meno ambiguo possibile, sia uno degli aspetti culturalmente più importanti della matematica antica e moderna. Perché
Del resto non è che questa discussione sia dei nostri tempi, è già cominciata la lunghissima disputa sui postulati di Euclide, ci fu ancora, diciamo, una lunga disputa, forse mai completamente risolta, sui fondamenti del calcolo infinitesimale, se potevano essere ritenuti rigorosi, fra virgolette o meno. Le varie forme, diciamo, successive di assiomatizzazione del calcolo infinitesimale. E questi sono argomenti che sono, secondo me, culturalmente importanti e fanno parte, diciamo, ecco, dovrebbero far parte almeno come notizia della cultura di ogni persona. Ecco. E da parte mia, ecco. Per quanto ho potuto, ho cercato, diciamo, ecco, il discorso sui assiomi fondamentali, concetti fondamentali della matematica e delle altre scienze, perché credo che il problema anche di un'assiomatica, diciamo, della fisica, della biologia, sia ugualmente necessario, che non sarà quella disciplina che ci dice cos'è la materia, cosa sono le particelle, cos'è la vita, cos'è un organismo, eccetera, però ci consente perlomeno di mettere ordine fra ciò che più o meno inconsciamente, diciamo, il fisico, il biologo pensano della vita, degli organismi, del cervello, eccetera. Ecco, un tentativo, diciamo, ecco, di assiomatizzare. Vuol dire semplicemente un tentativo di dire con maggiore chiarezza e semplicità possibile quelle che ci sembrano i dati da cui partiamo nei nostri discorsi, poi sia di matematica, di biologia, di fisica, di economia, eccetera. Ecco, quindi, del resto, parecchi di questi discorsi sugli assiomi li ho fatti trovando un notevole interesse nella facoltà di economia di Roma. Ecco, e appunto, in fondo anche l'economia a sua volta credo, diciamo, ecco, che abbia anch'essa, diciamo, dei problemi assiomatici. Ecco, vedere in fondo quali sono le affermazioni fondamentali riguardanti il valore, la moneta, il mercato, l'operatore, eccetera, che probabilmente anche in economia, ecco, si potrebbe arrivare a una notevole chiarificazione dei concetti adottando, secondo me, quello che è il metodo assiomatico, cioè il metodo di dire nel modo più schematico e più semplice possibile, quelle che sono ritenute le verità fondamentali di una determinata disciplina, o almeno la proposta di quelle che chi parla ritiene verità fondamentali o concetti fondamentali o metodi fondamentali. Ecco, lascio qua, naturalmente, chi enuncia gli assiomi. È anche libero poi di precisare in che senso, diciamo, ecco, questi suoi assiomi li intende e vuole farli intendere. Ecco, credo che questo metodo, diciamo, ecco, sia comunque culturalmente valido e comunque, diciamo, ecco, importante. Ecco. E soprattutto, ecco, secondo me è importante non pensare che questa sia un'operazione specialistica. Se uno pensa che ci siano gli specialisti dei fondamenti della matematica e che uno deve parlare per essere ascoltato e compreso solo dagli specialisti, già secondo me ha perso, diciamo, un po' il significato di cosa deve essere, diciamo, ecco, la ricerca sui concetti fondamentali di una disciplina. Il che non vuol dire che alcune ricerche specializzate sui teoremi di Gödel, sulla computabilità, sulle questioni indecidibili non siano importanti e debbano essere sviluppate.
Però ecco, è anche importante, secondo me, riuscire a far capire che almeno le radici di queste questioni sono in domande perfettamente, diciamo, comprensibili o che dovremmo rendere perfettamente comprensibili a ogni persona colta. E naturalmente anche dalla persona colta ci vuole, cioè, uno sforzo simmetrico, ecco, cioè la voglia di occuparsi di queste cose, di dedicare una ragionevole attenzione. Adesso, nell'antichità, ad esempio, ci fu un'ampia discussione sui numeri irrazionali, che in fondo era un concetto, diciamo, di fondamenti, dire riteniamo che il numero è solo i numeri interi o pensiamo che ci possa essere un'altra cosa. Ecco, il fatto che questo discorso, come il discorso sulla possibilità, per esempio, di divisione attuale o potenziale, diciamo, di un segmento in infinite parti, ecco, questi discorsi fecero parte, potrebbero far parte anche oggi, che poi i problemi nella radice spesso poi si vede una grandissima affinità fra i problemi antichi e moderni. Per esempio, la vecchia antinomia del mentitore è tuttora, diciamo, in varie forme uno dei nodi centrali, diciamo, ecco, della riflessione logica dei fondamenti della matematica. Quindi questo in fondo interesse, secondo me, delle persone colte del mondo greco, per esempio, o per l'antinomia del mentitore, o per il problema dell'esistenza di numeri irrazionali, diciamo noi, cioè numeri non esprimibili come rapporto fra due numeri interi. Ecco, curiosità analoghe potrebbero essere, e dovrebbero, direi io, essere ancora centrale, diciamo, ecco, del dibattito, dell'essione culturale del mondo moderno, anche perché una serie di risultati tecnici come i teoremi di Gödel ci fanno ripensare, diciamo, beh, sappiamo veramente cosa sono i numeri naturali e quella che allume, diciamo così, intuitivo, mi sembra la risposta più semplice da dare all'ascoltatore esterno sui risultati di indecidibilità di Gödel, è quella di dire: ma noi pensiamo che in qualche modo la totalità dei numeri naturali ci sia, anche se questo pone un altro problema, cosa vuol dire esserci di un oggetto matematico. Comunque, nei limiti, diciamo, di questo poi ulteriore dibattito sull'esistenza degli oggetti matematici, uno può dire: noi lavoriamo pensando che esista l'insieme di tutti i numeri naturali. D'altra parte, pensiamo anche che non c'è nessun sistema finito di assiomi che descriva completamente l'insieme di tutti i numeri naturali. E quindi qualunque noi assiomi diamo sulla somma, il prodotto, l'ordine, le classi, eccetera, di numeri naturali, questi assiomi saranno soddisfatti da quelli che potremmo chiamare l'insieme dei numeri naturali veri, ma ci saranno anche tanti altri insiemi di oggetti, diciamo, detti in genere numeri naturali non standard, che verificano gli stessi assiomi. Ecco, non riusciamo mai a dare un numero finito di assiomi che caratterizzi univocamente solo i numeri naturali veri. Ecco, non so se questo discorso è un discorso, diciamo, che può essere compreso, ecco, da una persona colta anche non matematica. L'insieme di numeri naturali è un insieme così complesso, così misterioso, che qualunque
informazione. Noi riusciamo con le nostre capacità di linguaggio umano a dare sui numeri naturali, non è ancora mai la descrizione esauriente della struttura dei numeri naturali. E in fondo questo non meraviglia, in fondo l'insieme dei numeri naturali è infinito, quindi non meraviglia che con parole finite noi possiamo indicarlo, possiamo segnalarne molte caratteristiche, ma non ne possiamo descrivere tutte le caratteristiche. E nemmeno non possiamo descrivere un numero finito di caratteristiche da cui tutte le altre siano deducibili. Ecco, in fondo l'indecidibilità ci dice questo, che ci saranno sempre delle caratteristiche che non sono deducibili da quell'informazione finita che noi abbiamo dato sui numeri naturali. Il ruolo appunto dell'esistenza o della realtà, diciamo, ecco, degli enti matematici. Ecco, diciamo, il realismo, e qui dice, i teoremi ci sono, diciamo, ecco, cioè quella successione di proposizioni, eccetera, esiste in sé e viene scoperta, diciamo, ecco, prima o dopo. E il modo, diciamo, adesso invenzione e scoperta, diciamo così, sono quasi, diciamo, ecco, delle cose molto affini, tutte e due vengono dal il trovare, ecco. Nell'idea di scoperta c'è l'idea di togliere la coperta, ecco, cioè di mettere qualcosa che c'è già e che viene, diciamo, ecco, in qualche modo messo in luce mentre prima era nascosto. L'invenzione è qualcosa che si trova. Il trovare, diciamo, trovare perché era nascosto o trovare perché si costruisce, questo, ecco, è un discorso, diciamo, che è un, forse, diciamo, non ha, diciamo, ecco, una risposta dimostrabile, ecco, direi. Alla fine, insomma, è l'eterno problema che vuol dire conoscere, che vuol dire sapere, ecco. È lo stesso discorso che vuol dire inventare, ecco. È il discorso, diciamo, che alla fine, diciamo, sbocca, diciamo, nel discorso misterioso della sapienza. In mezzo ci sono naturalmente tante altre cose, diciamo, ecco, di cui constatiamo l'esistenza, constatiamo per esempio il fatto che appunto, un assioma enunciato in un certo secolo ha come conseguenza logica necessario un teorema di cui la dimostrazione è trovata molti secoli dopo. Per le dimostrazioni sarei portato più a parlare di invenzione, mentre forse per gli enunciati del teorema sarei più portato a parlare di scoperta, ecco. Anche perché di fatto, appunto, ecco, la dimostrazione in fondo è il ritrovamento di una delle possibili strade attraverso cui da certi assiomi si arriva a un certo teorema. E quindi direi ha veramente qualcosa di più inventivo, così, di costruzione, di quanto non abbia, diciamo, ecco il teorema stesso. Il resto è abbastanza frequente che due matematici trovano in modo del tutto indipendente uno stesso teorema come enunciato, poco probabile che senza, diciamo, mai essersi incontrati, diano veramente, diciamo, ecco, la stessa dimostrazione.
Il teorema, direi, è un po' forse qualcosa, diciamo, ecco, che si scopre. E la dimostrazione è forse qualcosa che si inventa di più. Un caso di mia esperienza personale, per esempio, io e Nash siamo arrivati, diciamo, ecco, a dimostrare lo stesso, diciamo, teorema, o almeno due teoremi, insomma, molto vicini, ecco, dal teorema di Nash si deduce quasi immediatamente il mio teorema, seguendo delle vie dimostrative completamente diverse. Ecco, quindi, in fondo, ecco, anche per esperienza, ecco, vedo più la scoperta, appunto, del teorema che effettivamente può essere fatto da diverse persone. Come se il teorema in fondo ci stava là e aspettava qualcuno che lo scoprisse, ecco, dalla invenzione delle dimostrazioni che invece variano moltissimo a seconda, diciamo, ecco, del matematico che le trova. E anche molto spesso, diciamo, di uno stesso teorema inizialmente viene trovata una dimostrazione molto complicata. E successivamente, attraverso varie riflessioni, si arriva poi a semplificarla, a renderla più elegante, a renderla magari adatta a dimostrare teoremi più generali. Quindi c'è effettivamente, direi, più scoperta negli enunciati dei teoremi e più invenzione e dimostrazioni dei teoremi. Anche se da un punto di vista logico uno può dire, beh, anche le dimostrazioni poi non sono che una catena, se vuoi, di proposizioni, ciascuna delle quali potrebbe essere considerata, diciamo, un teorema. Però di fatto, ecco, dal punto di vista psicologico, è indubbio che c'è più questa sensazione di scoperta da un lato e più di invenzione dall'altro.